E buongiorno a tutti dal Mapei Center di Sassuolo per la terza giornata e ultima del girone A del torneo Memorial Previdi. Sassuolo Spal si sfidano per trovare la semifinale di questo pomeriggio. Sassuolo che schiera il suo solito 4-3-3, allenato da Mister Neri, con in porta Gnarco, Appia, Elesaia, Reggiani, Brown. Centrocampo invece mediano Sampanello e poi le due mezzale Papaserio e Bolondi. Tridente d'attacco composto da Belicchi, Pirruccio e Amendola. Modulo a specchio per la Spal che schiera lo stesso 4-3-3, allenato dall'allenatore Pedriali, con in porta Maran. Difesa composta da Pecoraro, Rocco, Incerti, Osti. Centrocampo composto invece da Castiglione, Gamberini, Ogaristi. Tre davanti, Nemawi, Samaritani e Cecchinato. E si comincia allora. Sassuolo che ricomincia subito con Castiglione. Buona la sponda di Samaritani. Attenzione che c'è spazio per Cecchinato. Cecchinato per Gamberini. Poi il tiro di Amendola, che era tutto solo. Pronto Belicchi a battere. In mezzo c'è una deviazione. Poi la conclusione, la paratona di Maran. Sempre a cercare in profondità Cecchinato. Alta, ma non ci arriva. Qua un rimpallo. Attenzione che può favorire Samaritani. Samaritani trova il gol del vantaggio. Un po' fortunato nel rimpallo. Sono usciti Amendola e Papaserio, mentre per la Spal sono entrati Torre, Rizzotto, posto di Gamberini e Samaritani. Sampanelli cambia gioco dalle parti di Reggiani, poi Appia può tentare il cross, eccolo qui per la zampata di Pirruccio. Taglia la sponda Sampanello, ancora Nemawi che rimedia all'errore. Palla profonda per Cecchinato che prova ad andare. Cecchinato, Cecchinato sotto le gambe di Gnarco. Trova il 2-0 la Spal. Assist perfetto di Nemawi. Rizzotto. Palla messa in mezzo per la rovesciata di Goulart, che trova un gol clamoroso. Clamoroso il gol di Goulart. Appia. Lancio profondo per Belicchi. Ancora Belicchi. Bello il controllo a rientrare. Belicchi, ancora una finta. Il tiro! Maran. Spal. Appia. Buono il controllo di Chiricallo. Sempre Chiricallo per Ardizzone. Può puntare. Bella palla per Mussini che va dentro per Chiricallo. Che manca il tap-in davanti alla porta. Liscia completamente il pallone. Non è finita però perché Brown la mette sempre per Chiricallo. Può soltanto toccarla di testa però. Il che risulta difficile per la squadra reggiana a tentare una rimonta e la partita che finisce qui.